Il convegno che noi facciamo sull'economia circolare è un convegno che vuole una riflessione da parte di coloro che intervengono, che sono i manager di impresa, che sono esperti della qualità e della certificazione, ma anche il mondo accademico vuole fare una riflessione sullo sviluppo delle nuove professionalità. E in particolare si focalizza sull'economia circolare. Le nuove professionalità, oggi si dice molto sharpen the skills, perché il lavoro c'è, ma è un lavoro che evolve a seconda delle necessità delle organizzazioni, dell'impresa e del sistema in generale. E quindi in qualche modo questa riflessione ha dei contributi che vengono dai diversi operatori e dai diversi mondi, appunto quali quello dell'impresa, delle organizzazioni e dell'accademia. Che cos'è l'economia circolare? L'economia circolare è la realizzazione di una economia basata su un loop continuo, cioè sul continuo riutilizzo delle risorse, ma anche sulla produzione e sulla realizzazione di prodotti come i prodotti carbon negative, che sono quei prodotti che una volta realizzati assorbono più CO2 di quanto non ne emetta il processo che li realizza. Quindi in questo concetto, però, il concetto di economia circolare, la sostenibilità non è solo appunto la sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità economica, ovvero se si vuole una replicabilità industriale di un bene ambientale bisogna in qualche modo confrontarsi con il profitto, e perché l'impresa è motivata ovviamente da quello che è il margine tra i costi e i propri ricavi, e quindi fatturato, profitto, business e mercato. Trasporto e la logistica rappresentano oggi un nuovo modo di intendere l'economia, sicuramente un comparto che è una leva per l'intera economia del paese in un momento di recessione. Le aziende di trasporto e logistica hanno necessità di improntare il loro business in maniera sostenibile dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. Ci sono diverse best practice italiane che stanno investendo il loro capitale proprio nella sostenibilità del trasporto e nel nuovo modo di intendere la logistica. L'economia circolare rappresenta un modo di affrontare il business sempre con maggiore impatto. Le faccio un esempio: il gruppo Grimaldi, che scala il porto di Civitavecchia, ha varato delle nuove navi molto sostenibili, capaci di sviluppare il concetto di intermodalità nelle autostrade del mare, navi che hanno un impatto zero all'interno del nostro porto, e questo rappresenta un modo importante di fare business e impresa.